In primavera credo che tu abbia giocato, siete dello stesso anno e so che siete anche amici con Alessio Cerci. Sì, abbiamo giocato con Ale già dai giovanissimi, poi lui volava e quindi la primavera abbiamo fatta ben poca insieme perché lui già era uscito. Tra l'altro credo l'anno che poi avete iniziato a girare in prestito, perché forse lui l'anno prima, però ti andassi a Prato nel 2007, l'anno Prato, che lui venne a Pisa. Quando io ero a Prato, lui era a Pisa, infatti. È nato con De Rossi, sì. Sì, con Alberto, col sì, papà di Daniele. Papà di De Rossi. E con Cerci vi siete sentiti in queste settimane, in questi mesi, quando sei venuto qua, cosa ti ha raccontato? Male è mio migliore amico, ci sentiamo 3-4 volte al giorno, ecco. Quindi sicuramente quando gli ho detto del Pisa è rimasto, mi ha detto vai subito perché ti innamori della città, della gente, perché lui ce l'ha presa veramente nel cuore. E dicevo, io ero a Prato quell'anno, quindi appena potevo venire a vedere partite sono venuto. Quindi ho visto da vicino quel Pisa lì, era una cosa spettacolare. Poi purtroppo lui lì a Brescia si fece male. A Brescia è ricaduto a Lecce. Poi, a Lecce si fece una gran partita, ma si fece crociato, male. Sì. E finirono tutte le nostre speranze, tra l'altro, quasi lì. E purtroppo poi andò così. Tra l'altro all'Arena credo da avversario tu non ci sia quasi mai venuto. Mai, perché ho fatto sempre il girone A. E sì. Quindi ci sei venuto solo a vedere Cerci, sì, praticamente prima di venire a giocare. E pensa, quando venivo mi dicevo dentro di me, chissà se un giorno potrò giocare in questo stadio, perché l'ultima partita che vidi all'Arena fu con il Lecce dei playoff. C'era Alessio di Stampelle, mi ricordo, e entrammo all'Arena, ho detto... chissà, ma al Bernabeu qui. Ho detto, chissà, un domani, ecco qui l'occasione della vita è arrivata.